Hey, ben ritrovati da AndraLink91 e benvenuti in questo nuovo video reclutamenti per Inazuma Eleven Go Galaxy. Oggi il reclutamento del mitico Zanar Kavalonich e di tutte le sue forme, ovvero il Miximax con So-So, Clara Jane ed anche Clara Jane da sola, ovvero il Tornado, senza Miximax con nessuno, proprio il personaggio, esiste il personaggio Clara Jane. O Uragano Z se preferite. Per prendere Zanark, forma normale, bisogna andare su Falamorbias, alla piazza di Falamorbias, e parlare appunto con una ragazza che ha le amico card di Fei, di Automark e di qualche personaggio insomma apparso in Chrono Stones. Ma ci arriveremo subito. Però per prendere gli altri personaggi, ovvero il Miximax con So-So, con Clara Jane e Clara Jane da sola, bisogna prenderli su Silica o Sandorias, il pianeta dove c'è la macchinetta gacha. E mettendo una moneta d'oro dentro la macchinetta gacha, tentando la sorte, potrete ricevere appunto queste card per il Miximax, tra le varie abilità extra. Ad ogni modo, iniziamo da Zanark normale. Dicevo che Zanark normale appunto si prende dal reclutatore che si trova su Falamorbias, però per sbloccare Zanark bisogna prima reclutare altri 5 personaggi di quella stessa community. Nel caso abbiate seguito il video dove recluto Fei, avrete sicuramente visto che prendo anche altri 5 personaggi proprio apposta per sbloccare Fei. E quindi sblocco anche Zanark. Vi lascio il link a quel video nel caso vogliate vederlo, se vi serve per reclutare appunto questi 5 personaggi, e poi potete tornare qui a vedere Zanark. Nel caso vogliate reclutare solo le sue forme Miximax, potete tranquillamente proseguire il video. Vediamo però appunto prima Zanark, forma normale. Mi presento, sono Zanar Kavalonich, della classe bassa senza nome. Per prendere Zanark forma normale bisogna innanzitutto avere il modellino della moto futuristica che si prende dalla squadra Zanark Domain negli amichevoli del professor Cryptix. Il professor Cryptix si trova nel club di calcio della Raymond del presente, nella sala conferenze. Poi ci servono due foto, la foto della pietra del tuono e la foto della pietra del vento. Si prendono nel negozio di tecniche che si trova ad Odaiba. Eccole qui, facciamo le foto delle due pietre e bam, requisito preso. L'ultimo requisito per Zanark è la foto del manifesto della pesca grossa che si prende nel secondo vagone letto del Galaxy Express. Insomma, vedete che i requisiti per prendere Zanark sono facili facili e non ci vuole poi molto. Passiamo invece ora al Miximax con So-So. Nella versione italiana viene chiamato Xiao Xiao, ma in realtà è sbagliato perché in cinese si legge Sao Sao e in mandarino Sao Sao. Ora vi mostro qualcosa di interessante. Miximax Trans Xiao Xiao! Però anche per questo Zanark Miximax con So-So ci vuole il modellino della moto futuristica che si prende appunto dalla Zanark Domain negli amichevoli di Cryptix. Poi ci vuole il modellino guerrieri terracotta che si prendono dalla squadra Anger Rage o Rabbia Furiosa nel percorso degli amichevoli di Kanda Satoko, che si trova alla torre di Inazuma City nel presente. Si trova nel percorso di sotto, nelle squadre accessibili all'inizio, quindi è anche piuttosto debole, non ci vuole molto abbatterla. Anche per lui il poster pesca grossa, sempre nel secondo vagone letto del Galaxy Express. E poi nel terzo vagone letto del Galaxy Express abbiamo la foto del globo. Mentre per Miximax Zanark con Clara Jane... È vero, io abbaio molto, ma so mordere con altrettanta forza. E adesso che controllo il mio potere ve ne accorgerete. Miximax Trans Zanark Ultra! Guardatemi, questo è il mio nuovo aspetto dopo il Miximax con il potente Uragano Z. Abbiamo bisogno sempre del modellino della moto futuristica che si prende dalla Professor Cryptix.
l'oggetto ventilatore che viene rilasciato dai Volcano Red che si trovano nella città di Gardon, in questo punto qui. Pesca grossa che si trova nel secondo vagoneletto del Galaxy Express e il record di aver aperto almeno 200 forzieri o 200 bauli o 200 ceste, chiamateli come volete, e però non contano quelle che apriamo nei percorsi degli amichevoli. Comunque sia, dove si possono trovare tutti quanti i forzieri? In rete non c'è un video che mostra dove possono essere trovati per quanto riguarda Inazuma Eleven Galaxy. Però il mio consiglio è: girate tutti i posti possibili. Girate ogni singolo punto dove potete accedere con il vostro personaggio, perché sicuramente c'è qualcosa che avete tralasciato se non avete soddisfatto questo record. Poi l'ultimo personaggio è appunto Clara Jane. Eccoti, Uragano Zeta, il più micidiale e gigantesco uragano di tutta la storia dell'umanità. E per Clara Jane abbiamo bisogno del ventilatore che si prende dai Volcano Red a Gardon City, l'abbiamo visto poco fa. Anche per lei le foto della Pietra del Tuono e la Pietra del Vento nel negozietto delle tecniche Odaiba. E l'argomento previsioni del tempo, che si prendono a Odaiba, al molo, vicino al campo da calcio, da questo signore qui. Insomma, vedete che reclutare Zanark e tutte le sue forme è davvero semplice. L'unico problema potrebbe essere appunto la macchina gacha a Sandorias o Silica, perché bisogna mettere una moneta d'oro. Come si farmano le monete d'oro? Semplicemente facendole amichevoli. Tenete conto che non c'è un modo sicuro per farmare le monete d'oro. Dovete semplicemente avere molta fortuna. Se poi volete usare i cheat per appunto cheatarvi tutte quante le monete, liberissimi di farlo. A me sinceramente non interessa se volete farlo o meno. Ognuno è libero di giocare come meglio crede. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Io spero che vi sia piaciuto e vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!